noi come lettori, ma anche come protagonisti della vita pubblica, interlocutori giornalistici e magari investitori pubblicitari, stakeholder insomma. Vogliamo muoverci per essere sempre migliori e consolidare il nostro posto già conquistato tra i leader dell'informazione futura. Seguiremo nei prossimi mesi ed anni tre direttrici. Primo, puntiamo a rafforzarci proprio sul nostro core business, ossia le nostre competenze distintive, cioè il buon giornalismo, con l'inclusione di nuove firme competenti e autorevoli. Una campagna acquisti già iniziata con l'arrivo a bordo di Sergio Luciano, che è passato ma è in diretta televisiva e quindi non ha potuto fermarsi, ma è il miglior giornalista italiano di economia e finanza, a mio avviso, ha mosso con me i primi passi tanti anni fa, che ha portato un grande valore aggiunto, concorrendo a fare dell'informazione e dell'affare italiano, informazione economica, quanto di meglio c'è oggi nel web. Secondo, sviluppo sul territorio, dopo il successo di Milano Italia, pagina imprescindibile di culto della politica milanese, replicato con Roma Italia e poi Emilia, Puglia, Campania, vogliamo allargarci a tutte le regioni italiane in modo da coprire il territorio in modo capillare. Forte in economia ma anche in politica, a Milano ma anche a Roma, nella cronaca come nella cultura, con un prodotto anche questo molto apprezzato che si chiama Libri e Editori. Nello sport, negli spettacoli, nei costumi, nei media, nel tech, nel green e nel sociale, come vi dicevo. Il terzo è lo sviluppo multicanale, e oggi un nuovo sito mobile che è qui alle mie spalle ed è già in rete da ieri, sta riscuotendo molto successo con la sua grande usabilità,